sia la luce. Benvenuti al terzo appuntamento di questo ciclo. Nel primo abbiamo affrontato l'evoluzione teistica, l'idea che Dio abbia posto in essere leggi di natura e condizioni iniziali sintonizzate in modo che l'universo non avrebbe potuto non produrre la chimica della vita, la sua comparsa, la sua evoluzione e l'emergere di creature intelligenti come noi. Alcuni scienziati hanno affermato che la vita era dentro un tunnel a senso unico, che l'emergere e lo sviluppo della vita non dovrebbe essere più sorprendente di un masso che rotola in discesa. Dio si sarebbe servito dell'evoluzione darwiniana per averci qui. Ma abbiamo visto che i proponenti dell'intelligent design vanno oltre questo approccio. Siamo scettici riguardo alle affermazioni sulla capacità delle mutazioni casuali e della selezione naturale di spiegare la complessità della vita. L'intelligent design afferma che leggi fisiche e processi chimici non avrebbero mai potuto produrre per caso le macromolecole indispensabili per la vita, per assemblare una cellula, per quanto semplice e primitiva la si possa immaginare. Serviva un meccanismo di replicazione intelligente che non poteva emergere dal basso, perché basato sull'informazione codificata, capace di dirigere il processo di produzione delle proteine. Questo ci porta al cuore dell'intelligent design, il mistero del DNA. Nel 1953, grazie a James Watson e Francis Crick, abbiamo scoperto che cosa è realmente il DNA. I geni sono informazioni codificate. Sembra anche un'informazione del computer. Voglio dire, un cromosoma è un grande e lungo nastro per computer. È lineare, esegue un codice digitale unidimensionale. Non è binario, è quaternario, ma a parte questo è proprio uguale al nastro del computer. Viene letto in sequenza, viene copiato e incollato da una parte all'altra dell'organismo, allo stesso modo in cui un programma per computer copia e incolla. Quindi la biologia si è trasformata in informatica. Il matematico Norbert Wiener disse questa frase, citata spesso: «L'informazione è informazione, non è né materia né energia». L'informazione, originata da una mente, da una volontà, è sempre presente dove si osservano questi cinque livelli. Statistica, il livello più basso dell'informazione, quello senza significato. Cosintica, codice più sintassi. Il codice è l'insieme dei simboli astratti e la sintassi sono le combinazioni di questi simboli che generano parole con un senso. Semantica, ovvero il significato del messaggio. Pragmatica, l'azione che il mittente si aspetta o desidera dal ricevente. Apobetica, il più alto livello cui opera l'informazione, i fini che il mittente si aspetta di ottenere dal ricevente all'interno di un piano complesso e strutturato. Il DNA soddisfa tutti e cinque i requisiti dell'informazione di più alto livello. Un codice basato su un accordo reciproco tra mittente e ricevente. Il ricevente è l'intero sistema di traduzione e trascrizione, che è in grado di leggere ciò che è scritto nel DNA. Questa animazione mostra come l'informazione digitale contenuta nel DNA dirigga la sintesi delle proteine. Un grande complesso proteico si avvicina a colpo sicuro alla sezione giusta, separa le stringhe strettamente avvolte del DNA e le prepara per essere copiate. Durante questo processo di trascrizione, un complesso proteico chiamato polimerase produce una copia a filo singolo delle istruzioni originali. Qui vediamo questa copia. La molecola di RNA messaggero che viene costruita all'interno del polimerase, mentre basi individuali vengono posizionate e aggiunte alla crescente stringa. Ora vediamo il polimerase in azione dall'esterno, mentre sputa fuori la trascrizione dell'RNA messaggero. Successivamente, questa trascrizione di RNA si avvicina e passa attraverso una macchina molecolare chiamata complesso dei pori nucleari. Un dispositivo di riconoscimento delle informazioni che controlla il traffico in entrata e in uscita dal nucleo della cellula.
Ora vediamo le istruzioni di assemblaggio genetico dell'RNA messaggero avvicinarsi e raggiungere una fabbrica chimica in due parti, chiamata ribosoma, il sito della sintesi proteica. Quando la trascrizione dell'RNA messaggero passa attraverso il ribosoma, il processo di traduzione incomincia. Durante la traduzione, una catena meccanica di assemblaggio costruisce una specifica catena di aminoacidi secondo le istruzioni della trascrizione. Questi aminoacidi vengono trasportati qui da altre parti della cellula grazie a molecole chiamate RNA di trasporto, che collegano specifiche sequenze di basi agli aminoacidi corrispondenti. La disposizione sequenziale degli aminoacidi determina il tipo di proteina costruito. Quando la costruzione della catena è completa, questa viene trasportata ad una macchina molecolare a forma di barile, che la ripiega nella forma specifica richiesta per la sua funzione. Dopo che la catena è stata ripiegata, la proteina viene rilasciata nel citoplasma esterno per svolgere il suo compito nella cellula. Per chi ancora pensa che tutto questo sia solo un artificio retorico frutto della fantasia dei creazionisti americani, leggiamo cosa scrivono due manuali standard di biologia molecolare in uso oggi. Lewin, il codice genetico è decifrato da un complesso apparato che interpreta la sequenza degli acidi nucleici. Alberts, la conversione dell'informazione in RNA messaggero rappresenta una traduzione dell'informazione in un altro linguaggio che utilizza simboli abbastanza diversi. Non si tratta quindi di una analogia poetica o retorica, ma di una realtà acclarata. Il DNA è il programma della vita, che è completamente intercambiabile tra il mondo digitale e il mondo biologico. Come ha detto anche Bill Gates, il DNA umano è identico al programma di un computer, solo molto, molto più avanzato di ogni programma creato da noi. La cellula è come un pezzo di hardware fatto di parti complesse create da un software, il DNA, che a sua volta è fatto di hardware, che per esistere richiede un software. È il problema dell'uovo e della gallina, uno dei tanti presenti ad ogni livello all'interno della cellula. Il tema è messo a fuoco da numerosi studi, come caso e necessità non spiegano l'origine della vita. Non importa che la vita sia giunta qui dallo spazio esterno o sia sorta sulla Terra nel mondo prebiotico. Per crescere e dividersi, le cellule devono avere un metabolismo, e il metabolismo è cibernetico, cioè organizzato e controllato programmaticamente e algoritmicamente. Quindi ecco la domanda. Se il codice del nostro DNA è più complesso di qualunque software umano, da dove viene? È possibile che si sia scritto da sé, senza un autore? Programmato senza un programmatore? La teoria dell'evoluzione parte dalla premessa che l'intero sistema, quindi la codifica, la traduzione, la trascrizione, i fini, il piano d'insieme, è emerso dalla materia, senza alcun intervento intelligente. Ma tutto ciò che noi sappiamo da ripetute e molteplici osservazioni in ogni campo ci dice che questo non è possibile. I sistemi informativi sono progettati da menti consapevoli il 100% delle volte, nessuna eccezione è stata mai osservata. Si può tranquillamente affermare che esista una legge dell'informazione, secondo cui l'informazione codificata è sempre causata, direttamente o indirettamente, da un agente cosciente. Il fatto che colui che ha codificato il messaggio non sia visibile non è un problema. Quanti autori di opere del passato oggi non sono più tra noi, eppure non ne neghiamo l'esistenza solo per il fatto che non sono qui, non possiamo vederli. Dalle loro opere possiamo desumere la loro esistenza. La nostra uniforme e ripetuta esperienza, che anche Darwin adoperò, è il criterio base di tutto il ragionamento scientifico relativo al passato. Quindi, quando vediamo informazioni in un formato digitale nei software, o vediamo il paragrafo di un libro e tracciamo quella informazione fino alla sua fonte, arriviamo sempre ad una mente intelligente e non ad un processo materiale. Fa parte di quello che sappiamo dall'osservazione del mondo attorno a noi, che l'informazione proviene sempre da una fonte intelligente. Possiamo applicare questa conoscenza alle domande legate al passato biologico e vediamo come l'informazione sia il fondamento della vita. Possiamo quindi trarre un'inferenza logica, che la spiegazione migliore per l'origine di quella informazione sia infatti anche in questo caso una mente.
un agente cosciente, non un processo materiale, fisico, chimico, non diretto. Chi ritiene di essere vicino ad aver trovato il segreto dell'origine di tutta questa informazione deve sapere che sta per diventare un milionario. Vi spiego il perché. L'enigma della presenza di un codice di informazione digitale all'interno della cellula, del DNA, ha colpito profondamente un uomo, l'imprenditore americano Perry Marshall. Questo ingegnere, autore di libri di successo, tra i consulenti di business più pagati al mondo, ha indetto un premio, 10 milioni di dollari, ripeto, 10 milioni di dollari, a chiunque riuscirà a scoprire il mistero dell'origine del codice della vita, del DNA. Marshall ha messo in piedi un team di filantropi, finanziatori, scienziati, interessati a scoprire il mistero dei misteri, perché la sua è stata un'intuizione molto profonda. Alla base del mondo materiale sembra esserci la coscienza, l'intelligenza. La materia non può produrre un codice altamente specializzato con un mittente, un meccanismo di codifica e decodifica, un piano complessivo di insieme basato sull'informazione specializzata. La coscienza, il mistero dell'informazione all'interno del DNA e i futuri sviluppi della tecnologia umana, specialmente nel campo dell'intelligenza artificiale, sono strettamente correlati e sfuggono ancora alla nostra comprensione. Marshall simpatizza con l'intelligent design, è un credente, un teista, ma soprattutto è un uomo di impresa, un uomo che ha compreso il potenziale racchiuso in un eventuale brevetto derivante dalla scoperta dell'origine di questo codice di informazione. Ed ha proposto quindi un premio in denaro astronomico, veramente la scoperta non da 1 milione di dollari, ma da 10 milioni di dollari, a chiunque riuscirà a produrre un risultato, a svelare il mistero dell'origine del codice di informazione presente nel DNA. Dalla sua formazione, alla sua riproduzione, replicazione, ai suoi autoaggiustamenti. Nel mistero dell'origine dell'informazione codificata nel DNA si nasconde la chiave per svelare i misteri del cosmo, della coscienza, della vita e del nostro stesso sviluppo futuro. A quanti affermano con nonchalance che ormai abbiamo scoperto tutti i segreti della vita o giù di lì, fate presente che c'è un premio per loro che li attende se realmente riusciranno a spiegare da dove arriva il codice di informazione altamente specializzato presente nella cellula, nel DNA. Portate lo scopritore di un tale segreto da Perry Marshall, fategli riscuotere il premio e pretendete anche una percentuale, visto che sarete stati voi la fonte del suo guadagno. E mentre si va a caccia del brevetto del millennio, noi intanto possiamo trarre un'inferenza logica molto ragionevole da tutto quello che abbiamo visto, e cioè che la cellula mostra i segni di una progettazione intelligente, fino a prova contraria. Questo ci porta ad un'altra grande tematica: come possa evolversi un software complesso attraverso mutazioni genetiche casuali. Nessun software funziona così, come vedremo nella prossima puntata. Se apprezzate il mio lavoro, condividetelo, mettete un like, lasciate un commento, attivate la campanella per ricevere tutte le notifiche e supportate come potete Conversione Costante. Grazie.